certe parole sono come macigni, come potrete giudicare voi stessi dai titoli che vedrete tra pochissimo. E qui al Parlamento europeo, sia nelle commissioni competenti che nella nostra famiglia politica, da sempre siamo impegnati contro ogni tipo di hate speech e di discriminazione a mezzo stampa. Perché la lotta contro l'odio nei confronti delle donne, della comunità LGBT, contro il body shaming, contro il razzismo, è una lotta che deve essere senza quartiere. Perché queste parole devono assolutamente finire. Tiro con l'arco. Il trio delle cicciottelle sfiora il miracolo olimpico. I cocainomani vanno evitati e la ragazza stuprata da Genovese è stata ingenua. Sorprendente verità dalle statistiche. Più maschicidi che femminicidi. Il ponte di Corso del Popolo a Padova, con i colori LGBT, è più efficace di 1000 spirali, 10.000 preservativi, 100.000 pillole e la potenza anticoncezionale dell'omosessualismo. Si concedono a pagamento grillini da vergini a escort. La rompiballe va dal Papa. Cacciamo l'Islam da casa nostra. C'è poco da stare allegri. Calano fatturato e PIL, ma aumentano i gay. Berlusconi e la giustizia. Il guaio è la gnocca. Ai meridionali, 3 cariche istituzionali su 4. Comandano i terroni. Il traguardo della parità si ottiene con misure concrete. Niente fondi pubblici per l'editoria per chi usa un linguaggio discriminatorio o sessista. Firma la petizione su change.org.